Siamo a Maltignano per il secondo trofeo amministrazione comunale di Maltignano, secondo Memorial Vincenzo Eva Di Matteo, prima medaglia d'oro Luigi Fanini, gara ciclistica per la categoria juniores che vale anche l'assegnazione del titolo provinciale. Davvero una bella manifestazione quella organizzata dalla Stipa Fonte Collina Cicli Falgiani in collaborazione con il pedale Sant'Egidiese Stipa Vini Biagi e con l'alto patrocinio dell'amministrazione comunale di Maltignano. Una bella manifestazione che vedrà il via ben 140 corridori, 25 saranno i team rappresentati, molti dei quali provenienti da fuori regione. Pensate, c'è anche una formazione che arriva dalla Sicilia, dalla lontana Messina. Tra poco la partenza ufficiale, si gareggia sulla distanza di 96 km, 12 giri da 8 km cada uno, dove sono posti anche traguardi volanti e gran premio della montagna. La Fonte Collina Cycling Team Stipa ha davvero organizzato nel miglior modo possibile questa manifestazione insieme al pedale Sant'Egidiese Stipa Vini Biagi e all'amministrazione comunale. Giornata bellissima per quanto riguarda il ciclismo, che tra poco andremo a vivere proprio in tutta la sua interezza proprio quando ci sarà la partenza ufficiale di questa manifestazione. Non mancano le miss. Gabriele Pompa, l'organizzatore, sta ultimando gli ultimi preparativi per quanto concerne la partenza ufficiale. Ecco le formazioni che naturalmente salgono sul palco per essere immortalate dalle telecamere e dai fotografi. Il ricordo, questa è la SCAP Trodica Morrovalle che in questo momento naturalmente è pronta per essere immortalata. Abbiamo detto, oggi in palio c'è anche il titolo di campione provinciale, presente Marco Lelli, il presidente provinciale Ascoli Fermo, insieme a lui anche il presidente regionale Lino Secchi, presente anche il consigliere nazionale della Federazione Ciclistica Italiana Camillo Ciancetta. Siamo naturalmente ai preparativi, foto e firma del foglio di partenza, poi da Maltignano i 140 corridori per 25 formazioni potranno muoversi per naturalmente cercare la vittoria finale. Vittoria finale che nel 2015, nel primo trofeo città di Maltignano, è andata all'Abrozzi. Una vittoria molto importante fu quella per questo corridore, un passo in pratica per quello che è il ciclismo dilettantistico. Inquadratura per la formazione che organizza la Stipa Fonte Collina Cicli Falgiani, poi vediamo tutte le altre squadre che man mano arrivano sul palco e dopo aver effettuato la foto e le immagini di rito, pronte per la firma del foglio di partenza. Il direttore di corsa sarà Fabio De Carolis, il vice Pio Lattanzi. Questa è la formazione invece inquadrata in questo momento con l'effigie dell'Acqua e Sapone, una formazione anche questa molto importante. Ora il pedale Sant'Egidiese Vini Biagi, anche questa è una formazione molto importante, quella di prima a questa buona era la Spelt Ciclismo e tante altre squadre che in questo momento vengono immortalate dalle nostre telecamere. Siamo vicinissimi al via, questa è la S Campocavallo che vuole fare bene in questa manifestazione, poi arrivano le altre formazioni, abbiamo detto tante provenienti da fuori regione e con una squadra che arriva addirittura dalla Sicilia, da Messina. Una bella manifestazione dunque, questa Lavini Fantini Nippo, si gareggia su un tracciato di 8 km, 12 giri da percorrere, insomma c'è un tratto molto duro che potrebbe fare anche un'eventuale selezione, anche se poi nel tratto successivo il gruppo si potrebbe ricompattare. Questa è la Veius, altri corridori che vengono immortalati prima della partenza qui da Maltignano, dove il lavoro è stato veramente certosino, quello dell'amministrazione comunale, abbiamo detto, un'amministrazione comunale che ha saputo dare il meglio di se stessa al fianco degli organizzatori ed è stato veramente uno spettacolo l'anno scorso, lo sarà sicuramente anche quest'anno. Ecco Pio Lattanzi con i corridori già schierati, questo è il giro che dovranno percorrere, all'undicesimo giro ci sarà il Gran Premio della Montagna, ogni tre giri invece il traguardo volante. Si parte subito veloce, non c'è il tratto ad altura controllata e dunque i corridori, stiamo parlando della categoria juniores, iniziano a sfrecciare lungo le strade di Maltignano per cercare naturalmente un ottimo risultato. Si parte subito abbastanza veloci per cercare buone posizioni e anche buone sensazioni sui pedali per quanto concerne i corridori, corridori che si muovono proprio in questo momento. Siamo nella coda adesso del gruppo, con il gruppo compatto in queste prime fasi di gara, in questo secondo trofeo città di Maltignano.
ci si muove abbastanza bene e i corridori cercano naturalmente di fare il meglio di loro stessi. Abbiamo parlato dell'amministrazione comunale, del sindaco Armando Falcioni, dell'assessore al bilancio Claudio Flamini, molto importanti anche sono stati l'assessore allo sport Fausto Spurio, che dunque è tutta un'amministrazione comunale unita per questo secondo trofeo città di Maltignano con il gruppo compatto in queste prime fasi di corsa. Siamo nelle retrovie del gruppo, abbiamo visto inquadrato il numero 60, si tratta di Alessio Pignocchi della stipa Fonte Collina Cicli Falgiani. Siamo al primo passaggio con il gruppo compatto, 11 giri al termine, abbiamo visto il cartello dell'organizzativo, 11 giri al termine con il gruppo compatto dopo i primi 8 km di gara. Risale la nostra telecamera sul gruppo in questo momento, gruppo sempre compatto che occupa tutta la serie stradale, segno che l'andatura iniziale solo a tratti è stata scandita a ritmi incessanti, ma siamo solo all'avvio, la giornata è anche calda e allora naturalmente i corridori cercano di risparmiare le energie per poter far bene nel corso della gara. Abbiamo visto inquadrato adesso Mauro Scaficchia della Rinascita con il 102, questo con il 14 è Marco Lolli del team Coratti. Risale ancora la nostra telecamera, ancora i ragazzi della Rinascita, stiamo risalendo ancora verso quella che è la zona del traguardo, abbiamo detto 12 giri da 8 km cada uno con questo strappo finale che potrebbe anche fare la differenza. Intanto risaliamo ancora verso Maltignano, vediamo le macchine che procedono nei corridori, c'è un corridore al comando, si tratta del 109 Bafile che se n'è andato in solitario, eccolo qui il dorsale 109 Bafile al comando, transita in questo istante sotto il traguardo, è andato un po' a caccia di quello che sono i traguardi volanti, Bafile inquadrature anche per le messe in macchina. Bafile dunque alla comando, il suo vantaggio di 20 secondi, dietro si comincia a muovere la scap trodica di Morrovalle del presidente Pennacchioni, si formano vari drappelli alla comando con situazioni che sono sempre difficili da decifrare con vantaggi minimi da una parte e dall'altra. Abbiamo visto Bafile prima uscire dal gruppo il dorsale 109, cacciatore sicuramente dei traguardi volanti, Filippo Bafile della Spelt Cycling, ora si forma un drappello davanti, vediamo le maglie giallorosse del pedale Sant'Egidiese, insomma la gara deve entrare ancora nel vivo, si risale ancora verso Maltignano con scatti e controscatti in testa e con il passaggio numero 3 sul traguardo, passaggio che vede Bafile riassorbito dal gruppo e con al secondo posto Ticconi del team Coratti e dunque con una situazione dopo il primo traguardo volante che vedi il gruppo compatto dopo il passaggio, gruppo compatto anche se si è formato adesso un gruppetto davanti, un gruppetto di circa una decina di unità, vedremo quello che la gara potrà darci in questo momento proprio del suo svolgimento. Abbiamo visto Bafile, ora vediamo le maglie del team Coratti, ma il gruppo è tutto lì che sta rientrando sulla corsa, situazione ancora tutta da decifrare, lo strappetto fa la differenza ma solo per un attimo perché poi il gruppo riesce sempre a ritornare su quella che è la testa della corsa. Qui erano in 5 alla comando, abbiamo visto Baffo, Bulforo, Foresi, Micanti e Viola, siamo a Villa Mattoni in questo momento con la corsa, c'è ancora un tentativo di scatto in testa al gruppo ma la situazione rimane sempre molto stabile con il gruppo compatto in questo secondo trofeo città di Maltignano. Ora si attacca ancora davanti, sembrano essere le maglie della Vini Fantini Nippo, sono due corridori di questa formazione che provano a fuoriuscire, attenzione, andiamo a vedere qual è la situazione in questo momento, si forma un drappello di 5 unità, vediamo queste 5 unità che provano a guadagnare qualche secondo importante nei confronti del gruppo, vediamo le maglie della Vini Fantini Nippo, poi la Rinascita, arrivano anche quelle della Gulp Pool Val Vibrata, ma il gruppo è sempre lì pronto a tamponare ogni tentativo, si transita ancora per quanto riguarda il traguardo volante al sesto giro, sempre in zona arrivo a Maltignano con il traguardo volante al sesto giro e con la situazione ancora possiamo dire di gruppo compatto, è transitato per primo Ciavardini, al secondo posto Favignano,
Questo per quanto riguarda il secondo traguardo volante qui a Maltignano, dove c'è anche un folto pubblico quest'oggi a seguire la gara. Ora c'è un altro drappello di 2, 4, 6, 8 unità che prova a fuoriuscire prima del passaggio numero 7, sono in 7 al comando, 8 al comando che sono transitati in questo momento. Al passaggio dunque si è formato un drappello di 8 unità al comando, situazione sempre però molto stabile con il gruppo che prova a tornare sulla testa della corsa. Vediamo il team Coratti in questo momento inquadrato ed ecco il gruppo che è sempre molto vicino a quella che è la testa della corsa. Insomma, il gruppo lascia fare sullo strappetto ma nemmeno più di tanto, poi è pronto a piombare su quella che è la testa della corsa. Vediamo questo drappello di 2, 4, 6, 7 unità al comando in questo momento è inquadrato con il numero 23 Ludovico Basso della Scap Trodica. Il vantaggio però è minimo rispetto al gruppo. Ora le maglie della Vini Fantini Nippo e quelle della Rinascita che vanno a dare il cambio, i 7 uomini al comando cercano di prendere spazio, gruppo però giù in fondo che controlla, sempre inquadrato con il dorsale 23 Ludovico Basso. Poi vediamo gli altri componenti della fuga, abbiamo il dorsale 116 davanti, si tratta di Matteo Bulfaro della Convertini Junior Team. Risaliamo verso il passaggio a Maltignano con la situazione di 7 uomini al comando, ma il gruppo è sempre lì molto 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 vicino, pronto a piombare su quella che è in questo momento la testa della corsa. Sempre 7 uomini al comando dopo il passaggio. Vediamo anche il numero 4 Carlo Crispino del team Coratti, il gruppo però sempre molto vicino. Ora le maglie giallorosse del pedale santegidese Stipa Vini Biagi, si prova a scattare sulla testa della corsa, arrivano anche le maglie del team Campocavallo. Insomma, la gara sta per entrare nel vivo in questo momento con Maltignano che sta offrendo veramente un ottimo spettacolo. Inquadrato intanto il dorsale 135, si tratta di Filippo Monaci del team Campocavallo. Si risale ancora verso il passaggio con Filippo Monaci al comando. Monaci si forma adesso un terzetto al comando, Monaci lo vediamo sempre al comando, poi vediamo gli altri due chi sono con il gruppo, però eccolo il gruppo che arriva e raggiunge i fuggitivi. Ora attacco da parte della Vini Fantini Nippo, gruppo però sempre molto vicino al passaggio, si avvantaggiano due corridori. Vediamo il contagiri se ci dà nozioni, ma non abbiamo visto il contagiri, ma siamo entrati oramai nella gara che conta con il gruppo compatto. Gruppo compatto e con la situazione sempre molto difficile da decifrare. Vediamo il gruppo compatto in questa bellissima gara qui a Maltignano, si avvantaggiano intanto due corridori, vediamo di chi si tratta, vediamo il dorsale 116 e il dorsale 52. Andiamo a vedere, il 52 è Antonio Della Vigna della Roma Pro Cycling Team, mentre il dorsale 116 si tratta di Matteo Bulfaro della Convertini Junior Team. Siamo all'ultimo giro, passaggio anche al Gran Premio della Montagna dove i due sono stati ripresi ed è Maurizio Gesualdi che transita per primo, ultimo giro dunque alla GPM gruppo compatto e adesso la gara entra veramente nel vivo. Vediamo le squadre che andranno a giocarsi la vittoria finale, c'è un tentativo di fuga intanto di un corridore, tra poco andremo a vedere di chi si tratta. Ora vediamo le maglie della Sant'Egidiese davanti, spronate anche dalla vicinanza di questa gara, ma il gruppo è sempre compatto. Situazione molto molto difficile da decifrare. Tra poco arriva la gara con l'attacco da parte della Scap Trodica Morrovalle, davanti vediamo Alessandro Marinozzi, dietro Cecchini e Marinozzi che va a vincere. Alessandro Marinozzi, Scap Trodica di Morrovalle, davanti a Edoardo Santucci, Marco Cecchini, Roberto Loconsolo, Pier Giorgio Cardarilli, Mirko Iafrati, Alessio Mattacchioni, Agnello Giordano, Lucio Pierantozzi, Fabio Di Guglielmo. Primo successo nella categoria juniores per Alessandro Marinozzi in questo trofeo Città di Maltignano, raccontaci la finale. Ma una gara dura, dura perché comunque sia il percorso permetteva grandi velocità, quindi non si sono risparmiati nessuno. Io ci ho provato a portare via un gruppetto, però ho visto che non era aria e quindi ho provato ad allungare verso la fine, alle ultime due curve e sono riuscito a fare un po' il vuoto e sono arrivato qui a braccia alzate
con Marco terzo, quindi un grande lavoro di squadra. Contento per questa prima vittoria sicuramente? Sì, contentissimo sia per me che per la squadra, perché comunque sia abbiamo un bel gruppo che ci permette di fare grandi risultati e perciò stiamo onorando questo nome al meglio. Cecchini, dopo la vittoria di Martinsicuro, questo terzo posto, oggi sei contento perché hai vinto Marinozzi? Certo, sono contento quasi più di quanto avessi vinto io, perché Alessandro è un ragazzo che va forte, nelle prime gare si è messo a mia disposizione, pur ottenendo anche un settimo posto in fuga a Martinsicuro, sono molto contento che ha vinto lui, poi anche il mio terzo posto a coronare una grande prestazione di squadra. Ragazzi, è un ottimo corridore, anzi fortissimo, solo che... Cioè, mi accontento, ma anche se c'è rammarico, perché io questa corsa mi piaceva molto, avendo sbagliato anche il rapporto gli ultimi 100 metri, avrei potuto anche fare qualcosa di più. Però faccio un grande complimento a Marinozzi perché è un corridore formidabile. Stagione appena all'inizio quest'anno, questo intanto è un bel risultato, dove vuoi arrivare? Essendo un primo anno... Questo potrebbe anche starmi bene fino a qua, potrei anche smettere, però no, scherzo. E andiamo avanti, spero in altre posizioni, piazzamenti, nel podio e spero anche in una vittoria. In questa gara ciclistica, secondo trofeo Città di Maltignano, è stata assegnata anche la maglia di campione provinciale Ascoli Fermo, che è andata al dorsale 62 Matteo Caimmi della Stipa Fonte Collina. E adesso lasciamo spazio alle interviste con i protagonisti e i tanti ospiti e gli organizzatori. Sono molto contento anche perché sono orgoglioso a nome dell'amministrazione comunale di aver ospitato una manifestazione del genere, soprattutto perché è un bel messaggio nei confronti dei giovani. Qua si parla che le amministrazioni comunali non danno segnali importanti riguardo valori etici, soprattutto per quanto riguarda proprio le giovani generazioni, e ospitare invece una gara di ciclismo, che secondo me è lo sport principe in quanto a valori dello sport, ovvero senso di sacrificio, valore del sacrificio, senso della gara, senso dello sport, lealtà. Credo che il ciclismo sia un po' all'apice di questi principi, e quindi credo che Maltignano sia stato uno scenario particolarmente importante proprio per questo motivo. Oggi è una bella giornata di festa, vediamo tanto pubblico, segno evidente che il ciclismo è uno sport trainante anche per tutto quanto il territorio. Assolutamente sì, poi tra l'altro noi siamo particolarmente orgogliosi perché Maltignano ha una posizione molto particolare, ovvero non è un veloce transito tra Ascoli, il capoluogo piceno e il vicino Abruzzo, ma è praticamente una cerniera. Anche il fatto che noi facciamo parte di una triade di eventi sportivi proprio tra Marche ed Abruzzo, credo che sia questo un segnale importante. Tanta gente, proprio perché evidentemente il ciclismo, che non è lo sport principe a livello di importanza televisiva, ecco, se mi permetti di dirlo, però credo che sia invece lo sport principe per quanto riguarda un seguito popolare. È uno sport popolare e i valori che si porta dietro, di cui ti citavo prima qualche esempio, credo che siano un aspetto particolarmente importante. Lino Secchi, presidente regionale Federazione Ciclistica Italiana, quest'oggi qui al campionato provinciale Juniores a Maltignano, una bella gara, 140 partenti, tante le società rappresentate, un bel vincitore al suo primo successo da junior come le Pidienze Marinozzi, insomma è stata una bella manifestazione, sicuramente ben riuscita. Un bel preludio per quello che può essere un'annata interessante per i juniores nelle Marche. Tra l'altro Marinozzi è un corridore che già al primo anno scorso ha fatto molto bene, anche in appuntamenti nazionali, quindi vederlo oggi vincere una gara così con, come dicevi, 140 partenti in un circuito tecnicamente valido, quindi anche bello dal punto di vista spettacolare, in mezzo a tanto pubblico, con un'organizzazione devo dire perfetta, quindi complimenti a Gabriele Pompa e alla sua società per quanto hanno messo in piedi, credo che sia un buon segno per l'attività ciclistica della categoria juniores e soprattutto un'ulteriore conferma di questa capacità organizzativa che abbiamo nelle Marche. Una gara che veramente ha rappresentato un fiore all'occhiello per questo comitato provinciale, sia per il numero di iscritti, per i ragazzi che hanno partecipato e per gli arrivati. Era una bellissima manifestazione per la quale abbiamo messo a disposizione appunto in palio la maglia di leader provinciale della
Federciclismo Ascoli fermo, e è sicuramente una grande soddisfazione per noi a poterla segnare in una gara così ben definita come quella organizzata dal Cycling Team Fontecollina di Pompa Gabriele. Noi siamo particolarmente sensibili alle attività giovanili e alle attività che portano i ragazzi alle categorie maggiori, dilettanti e poi professionisti. Siamo la Federciclismo, pertanto siamo veramente contenti quando vengono organizzati questi bellissimi appuntamenti e avvenimenti. Sì, una manifestazione veramente ben riuscita, ben organizzata e ben riuscita. Lo testimonia la presenza del grande pubblico. È un tipo di gara che piace, questo proprio, ecco, a testimonianza di tutta questa gente che ha assistito. Un circuito forse ideale per questa categoria, perché dà la possibilità di vedere gli atleti più volte sotto al traguardo e nello stesso tempo di accendere l'agonismo per una categoria interessante che è quella dei juniores. Quindi faccio veramente i complimenti agli organizzatori, agli atleti, alle società partecipanti e a questa simpatica cittadina che sa così ben accogliere questa carovana sportiva. Sì, è stata una bellissima giornata di sport con un arrivo al photo finish, diciamo. Sono arrivato in gruppo, però in 2-3, come l'anno scorso se la sono giocata fino alla fine. È una giornata bellissima con tantissimo pubblico, come potete vedere dopo dalle vostre immagini, e quindi noi dell'amministrazione siamo molto soddisfatti. Speriamo un altro anno di ripetere una manifestazione del genere, e quindi per il momento siamo contenti così. 140 corridori al via, tante le formazioni provenienti da fuori regione. Avete onorato con questa organizzazione il ciclismo, che è molto sentito qui nella vostra cittadina, ma soprattutto questo può diventare un veicolo importante anche per far conoscere il territorio. Sì, infatti ci ha fatto molto piacere che innanzitutto che molti che sono venuti l'anno scorso sono tornati quest'anno, quindi vuol dire che l'anno scorso sono stati bene, gli è piaciuto il percorso, gli è piaciuta la gara, gli è piaciuta l'organizzazione, che sia l'organizzazione proprio ciclistica che l'amministrazione comunale ha saputo dare. Quindi ecco, siamo, come ripeto, molto soddisfatti di tutto questo. Oggi bellissima gara questa di Maltignano, avvincente fino alla fine, che ha proposto per la prima volta sul gradino più alto del podio Alessandro Marinozzi, che coglie il suo primo successo da juniores in una volata infinita, quando naturalmente la gara non sapeva chi esprimere come vincitore. Come è successo lo scorso anno con Labrozzi a Maltignano, ha vinto qualcuno di importante? Sì, ma diciamo che la SCAP, diciamo che è molto legata a questa gara, perché l'anno scorso ha vinto il campione regionale, quest'anno ha vinto la gara, quindi fa piacere e fa onore che una società marchigiana vince in terra marchigiana. Io sono contento lo stesso, perché ho vinto la maglietta di campione della provincia di Ascoli Fermo, quindi diciamo che tutto sommato come manifestazione è andata bene, quindi cioè, tutti quanti, anche l'amministrazione si è complimentata adesso, un'organizzazione perfetta, tanto pubblico, tante cose buone fatte. Adesso abbiamo le altre due gare, quelle del Trittico di Sant'Egidio e di Civitella, e diciamo che verso il mese di luglio, agosto, inizieremo per il terzo trofeo città di Maltignano. Noi siamo sempre in movimento, perché noi il ciclismo ce l'abbiamo nel cuore, con un'amministrazione così che ogni anno ci dà sempre qualcosa, capito, in più. È un onore e un dovere organizzare le cose in un determinato modo.